Maggio, vuoi che la riprovi? Sì. Te ne frega qualcosa, te? No, 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 sì, veramente, perché altrimenti tocca a me runnare, quindi non c'ho il cazzo. Mi piacerebbe più che altro avere modo di dropparla legit. Mooney Capisco che si che. fa tutti i calcoli. C'è Eh? Mooney che si è fatta tutti i calcoli per prenderla in modo legale. Restarti come faccio Più io? Lo so, facilmente, Mooney, dico. ma chi ce l'ha lo sbatti? Consigliate di iniziare Fairy Tail, mai visto. Retail non è disegnato da uno che lavorava per quello di One Piece, come si chiamava? Oda. Sono letteralmente tutti gli shonen esistenti, sono fatti dalla stessa casa produttrice. Io non lo so. Naruto, One Piece, Dragon Ball sono tutti fatti dalla stessa casa esistente, casa produttrice. Marato che ho detto corretto, grazie. No, come non Qua non detto. si riesce a dormire un cazzo. Ho fatto un intervento in bocca ieri. È un male che non se non bestemmio, guarda. Che intervento hai fatto? Gentile giudizio. Palle che sono. Vogliamo metterci le quattro umanità là in alto nella speranza che facciano qualcosa. Vai. Vai. Prima di andare a prendere la labarda lo faccio. Entro 7 restart con 40% di drop rate, 210. 10 mark. Ma 10 cosa? Ne prendo 4 muni. E non ti azzardare a dirmi di andare a cercarle. Non le vado a prendere le umanità da altri posti. Guardiana qua. Eh sì. Pff. Se hai veramente tanto sbatti, potresti anche prendere quelle. Credo che siano gemelle. Dentro alla grotta delle viverne. Ecco, dato che. Mi fai tutti sti giri del cazzo. Sì, sono gemelle. Ciao Kate, scusate, sono l'inquilino del piano di sopra. Volevo sapere. Chi c'è in console? In console? In console? In console? What? Capito. In console si intende forse console da DJ? Non lo so. Roba di un minuto, non è roba di un minuto, sono minimo 5.
è Innoit, non ho intenzione di usare 5 minuti safe per poi andare a passare ad un pezzo molto meno safe di gioco. Io che poi per arrivare al borgo, e come non puoi arrivarci, o schivi tutto o prendi in effetti pugni. Beh, potrei usare tutte le mie bombe nere. poi prendo a pugni Andre. Boxing match con Andre. Perché mi vengono in mente sfide da fare del sito che tanto poi nessuno le fa? No, il boxing match con Andre, che bello. DS1 siete sempre voi tre a farlo, io l'ho detto, DS1 non lo tocco. Dai, ma il boxing match con Andre. Mica gol, c'era Sense Fortress, c'era Girandola. Basta, mi sono fatto le due su DS3, mi sono divertito, a parte con i cupri. Parte con i cucri. Ma non è vero, le prime nella prima sezione della cosa ti sei divertito. Poi quando ti sei reso conto che volevi fare, cioè che volevi di più, e ci sei stato per 3 giorni di fila. Vaffanculo. Di poi, notte aprivo Twitch, c'era Maggio che tirava cucri e gundi. Ero in live. Gab, ma perché sei questo? È perché dovrei fare più danni. Adesso lo faccio anch'io, te lo rubo. E vaffanculo, tu sei a fatto in un giorno lui. Vabbè, ti hanno usato come studio. Mi ha rubato l'idea, però. Tanto ha vinto White, che cazzo te ne frega. Sì, White vabbè. Non ha guardato un cazzo di nessuno. Ma infatti non è manco da titubare su... White, sei andato a prendere il banner nel DLC, dai, per favore. Ci ho pensato dopo, ci ho pensato veramente dopo. Ho detto, aspetta, però c'era ancora qualcosa... Però fermiamoci un attimo tutti quanti, ragazzi. Questa cazzo di canzone. La alziamo un attimo. Io sto zitto così la puoi sentire anche tu se vuoi, ma. Not Raven.
E niente. Na 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 na. Na 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 na. Ia ia ah. Mamma mia. Che bop. Ma devo fare... Mm? Oh, ciao, bravo. Ti interessa che io la finisca in tot run? Avevamo detto 20, è ancora una cosa valida? Io ho detto 5. Poi tu hai detto 20. E tu hai detto va 10. Bene, quindi non rompere i coglioni. No, io ho detto 10, tu hai detto 20, io ho detto 15, tu hai detto 20, alla fine è 20. Sarebbe da finire in 10. Sarebbe da mandarti a fanculo. Dai. È nano hit maggio alla fine, eh? Cioè alla barda sì. Del cavaliere nero o meno. Però cioè, è facile per le tue corde. Ma ti rendi conto che io sono mesi che non finisco nano hit? Io ho perso un po' il tocco maggio, mi sembra di capire comunque. Non è un buon periodo e quindi le run non vengono bene, mi sembra anche piuttosto normale. Non so neanche come ho fatto a finire la run tridente. Boh. Perché era proprio l'inizio della cosa e quindi ero molto molto euforico e riuscivo a tenere dietro tutto, non lo so. Poi è andato tutto a fanculo. Sia per il lavoro che sentimentalmente. Quindi ora non credo che riuscirai a finire nulla. Cioè forse questa run, ma proprio perché, cioè, dovrebbe essere una passeggiata nel bosco. Quindi una passeggiata nel bosco mentre sto facendo la foresta alla 10 oscura. Stavo cazzeggiando oggi pomeriggio. Mi sono fatto una run. Così per svago. Ok. No hit, no damage. Su Bloodborne? Sì. Ho preso hit nello split del Reinato come primo hit, perché avevo la pistola. Senza pistola io prendo hit dentro i primi 3 split. Ma perché? Non lo so, anche senza usarla, ma al solo averla sì, nella mano mi rilassa. Ti senti nudo se no. Ma prenditi lo scudo, Maggio. Tieniti lo scudo. Eh? No, ce lo prendo. Lo tieni? Ce lo prendo. Sì, 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 lo tengo lì. Guardalo il figlio di puttana. Che si è girato. Merda. Hit. No. Posso dire una cosa che magari molti mi andranno contro. Pare come no hit, come prima no hit. Una solo arma, cioè una holly qualcosa, è la cosa più sbagliata di questo mondo. Beh, dipende, dai, perché dici così? Perché sei svantaggiato, secondo me, tantissimo. Poi vabbè, ma è una cosa individuale alla fine, cioè se tu credi che una no hit di per sé sia troppo facile per te... Cioè... Vai, allora, se tu vai nel team, proprio nel team, e vai a chiedere a chi vorrebbe fare una no hit only perché è troppo semplice, me ne presento normale, ti rispondono in due forse, e sei bene chi. Aliena. E... Okay, CBD. Aliena. Non c'è manco nel... No, ma nel team nostro. Intanto. Ah! Di gente che ha già fatto no hit? No. Di chi reputa le no hit facili. Nel senso, sono quelle persone di... Ma a me ne viene in mente solamente una. Vabbè, Aliena è un mostro su Bloodborne. No, non Aliena. Una persona che non passa più. Ok, allora sì, penso...
Cosa? Niente. Niente. Non ti capisco, man. Niente, niente, la giusta. Scusa? Ma me l'ha usata? Domandina. Nel caso dovessi duplicare qualche eco. Te l'ho detto, non lo so come gestirla quella cosa lì. Tecnicamente dovresti tipo buttarli in qualche modo. Alternativamente se è una cosa che capita per sbaglio, si può chiudere un occhio, però ecco. Magari no. Magari evita, ecco. Hai capito cosa intendo? Dato che comunque sai più o meno come funzionano ormai. Sì, però a volte non ci faccio caso, magari clicco velocemente per usare le anime nel menu. Troppa speed. Esattamente. Comunque, ragazzi, questo che sto facendo adesso praticamente sarebbe un routing di una solo consumabile. Per ora. Poi adesso che ho preso in mano questa, non più. Però. Solo che invece di andare a prendere solamente le bombe, si andrebbero a prendere bombe, coltellini e chi più ne ha più ne mette. E probabilmente si utilizzerebbe anche lo skip per andare direttamente al Lower Undead Burg. Una cosa che in realtà io vorrei utilizzare già da ora, però non lo faccio perché boh, perché sono scemo, ecco perché. Tu, mammina. Mi ho cacato sotto, Maggio. Sto guardando home, però non so cosa è successo. È arrivato il cinghiale? Non serve questo. Io sapere come mi so home. Vai. 7 kill. Cosa succede? Eh? Niente. Sta succedendo una cosa strana. 7 kill, 58 rimanenti. No, sta andando 40. Per la 20 bomb. 40 rimanenti. 47. Sta andando per la 20 bomb. Senza nessun cazzo di motivo. Non ce la sa tanto. Che fail che ho appena fatto. Otto kill, 40 persone rimanenti, non ce la fa mai. Sono arrivato alla conclusione che voglio finire sta run, Maggio, questa qua che sto facendo adesso, perché sono successe due cose degne di nota. Ma sono curioso, che è successo? Niente, non ti preoccupare. Cioè, no, beh, il non morto che mi ha fatto il balletto e il cinghiale che mi ha fatto cacare sotto, sono due cose che valgono già così la pena di esistere, di finire questa run. Fanno già valere la pena così di finire la run. E poi dai, sono relativamente veloce, 18 minuti adesso, quindi sono molto veloce in realtà rispetto alle solite run. Non ho sbagliato il routing, sto facendo tutto giusto. È un miracolo.
L'unica cosa che rimane da accertarsi è che io riesco a gestirmi bene il Balder là sotto. Per il resto è fatto. Secondo te, quanti soldi prende Bob? The Happy Bob, dici? Sì. Giornalmente, non mensilmente o annualmente. Tanti. Minimo 3K il giorno? Sì. Tanti. Ha 3000 spect di cui tutti sono sub. E giftano sub anche a gente che non segue. Cioè, in un giorno Maggio quanti fa? Maggio quanti ne fa di sub? 100? 150 sono 2.5 375 euro, o quello che è dollari. Perché 375? Allora 150 per 5. Ok, mi segui? Ha diviso 2, ok. Quant'è che hai detto quindi? Quant'è? 375. Aspetta, scusami. 150 per 5 sono 750. 750 diviso 2, 375. Ok. 375. Poi ci conti le donazioni, le pubblicità. Hai detto donazioni, è appena arrivata una da 20 euro. Ecco, le donazioni, la pubblicità, e i bits, e poi devi contare anche lo sponsor che ha adesso della Coca-Cola, che non è della Coca-Cola ma della Pepsi. Poi ci conti... Ma ci sarà qualcos'altro, no? Credo che si fermi la sua revenue. Ah, forse hai ragione. Forse fa solamente tipo un millino. Solamente. Fa in un mese quello che mia madre fa in un anno, probabilmente. 30.000. Esatto. Esatto. Ha scritto Moni. Mark, fai venire i dubbi a Mark. Questo è a livello di grazie. Una perla. Grazie Bob. È a livelli qui. A maggio, sorry. Ma io faccio venire svariati e numerosi dubbi a maggio. Soprattutto sulla sua eterosessualità, vero maggio? No. There you go. Mm.
Non ce la fa fare 20. 11 kill, 15 persone rimaste. 12 kill, 15 persone rimaste, scusa. Beh, ce la può fare in realtà. Sta Eh sì, ma sono troppo rushando tanto. sbagliato. Madonna. Sta correndo. Track, sale, vola, No, no. immagino. No, a piedi? A piedi con È una matto. macchinina. È Con una matto. macchinina. Sta usando il Coca-Coca. Ciao, salsa. Salsa VC è bellissimo. Cosa stavo dicendo? Stiamo parlando di OP che non sta usando la macchinina. No, Ah sì, sta usando i contratti? neanche un contratto. Madonna. Madonna. 50 di HP. Ma sta fightando? Eh sì, ne ha No, no. presi 4 di Andata, fila. andata, è finita. 13 kill, 13 persone rimaste. Ah no, l'ha ucciso. Sì. Però Madonna. è rimasto con 50, cioè metà vita. Alle plates. Sì, ne ha 8 e è pure carico. Cioè, ce li ha addosso e ne ha altre 8. Oh oh. We might have a problem, Houston. Mi faccio fare il roll e poi. Sì. Sono un bot e niente. È un bot. Benvenuto, bot. Salsa purtroppo è un amico. What the fuck? Grazie, pap. Quando è che dovrebbero avere il figlio? Settembre? Settembre? Ah, per il Il bimbo? figlio? Non era più pari d'idea, sai? Perché non era da. Cioè, l'hanno postata dopo un po' la foto in realtà, giusto? Eh sì, ma ho letto tipo sotto un commento di Megan dicendo a Ah, è settembre. vero. O era settembre o novembre? No, vabbè, comunque quei mesi lì. Giù Beh, i di lì. soliti mesi di quando si hanno i bambini. Sempre novembre o giù di lì, No, comunque. nel senso, no, per 1 o 2 mesi non è che cambia. Ah no, dico. No, infatti, sto dicendo, sono sempre quei soliti mesi in realtà. Io, gente nata verso la fine dell'anno così, ne sento tantissimo. È la primavera che tutto Eh sì, rende eh. tutto più bello. Cosa sta succedendo? Dove in chat? Sì, Si infatti non divertono, capisco. lascia di divertire. Dici che dovrei consigliarla questa no hit per qualcuno che sta iniziando? No, vero? No, perché non hai il drop al 100% dell'alabarda. Quindi è una merda. Dici, guarda, c'è questo. Altrimenti te la fai dormire. E è rimasto con tipo. Prendi il tuo dito, il tuo mignolino, mettilo di profilo, metti sulla Quella barra vita lì. della. Meno. No, aspetta, perché ho usato un osso? Mamma mia. Questa è proprio deficienza over 9000. Non è un problema, eh. Non le fa alle 20, non ci riesce. Big F. 15 kill, 8 persone rimaste. È un dio se ce l'ha.
minchia, deve far sì. Faccio vedere la mia faccia in questo momento, se ci riesci, guarda. E non è un bel vedere. Comunque, ragazzi, ho usato un osso del ritorno per memoria muscolare per la run, le solite run. Lì, dopo aver potenziato, uso il l'osso del ritorno per tornare agli archivi del Duca. Vabbè, ho perso tipo, non so, 20 secondi, una roba così. Gestibile. What? What? Lo vedi che succedono ste cose in quest'area che io non mi spiego? Guarda là, questo è già su. Cosa? Che succede? Non lamentarti, è su. Eh? Non lamentarti, è su. Ma sì, ma non è una cosa positivissima. Cioè adesso se mi si è inculcata quell'altra zanzara come la scorsa volta è una merda. No, è un po' più in basso del solito. Adesso è più in basso invece di essere più in alto. Sai che forse ce la fa 20? È che non riesco a loccare il coso e secondo me mi hitta la zanzara se continua a stare qua. Bro, puoi loccarmi tipo... Oh, grazie. Comunque no, il muschio viola è al 100%. Confirmed. E qua non c'è il nemico. Cioè ci manca un nemico, ragazzi. Eh? Morto? Ma davvero? In un fight... cosa ha fatto? È finito... È stato stupido, è salito sopra delle casse e l'animazione di salire è lenta, ho girato le spalle e gli ha sparato. Sai che è il modo in cui vedo fare più kill alla gente? Gente che cerca di salire su cose non ci riesce e muore. Su serio? O gente che cerca di entrare nelle finestre? Succede sempre così su Warzone. Erano quelle casse che sono all'aperto per scavallare i muri? Sì, sì, sì. Letteralmente la stessa cosa che lui ha fatto a qualcun altro tipo 3 o 4 run fa. Vabbè, 3-4 live fa. Comunque era tipo 16 kill, è arrivato settimo. Molto difficile questa run comunque, io vorrei ricordarla a tutti voi e secondo me dovrebbe contare nelle 8 di 8. No, vaffanculo. Va bene che stavi mimando, ma non ci devi manco pensare. Non dica cagato. Tra l'altro è la tabella sbagliata quella. La miau. Adesso la cambio. Che? Okay. Faccio Sif 4 re early. Early. Okay. Come back with me. Fuck, sono quasi finite le canzoni nuove. Poi iniziano quelle che mi danno i feels. Not songs. Cazzo, però sono belle le canzoni di madre. Eh? Hai parlato tipo una playlist? Non ho capito un cazzo. Una playlist. Mi preparo una playlist. Hai fatto una playlist su Spotify?
Beh, ne ho un po', perché? No, dico per chi, Rocky, continua a chiedere in chat. No, non hai visto quella cosa che ho mandato sul mio server? Nelle notizie? Non lo guardo più, aspetta. Ah, grazie. Io ho visto quello, solo l'altro, quello bello. Pezzo di scroto, posso dirlo? Si può dire? Ah no, non posso. È tanto... è più importante intoccabili che il tuo, dai. Vabbè, sì, è vero. Anche per me, in realtà, sì. Sì, comunque maggio funziona sta cosa. Hai ragione. Guardare la faccia di Sisless è il... it's the way to go, sia per quando devi partire a correre, sia per quando devi colpire il braccio. Io le voglio bene e la rispetto, ma se lo faccia dire, lei è proprio un gran coglione. Credo che sia quella la cosa, non so. Ma che cazzo fa, Maj? Normale. Ah, ho visto un sassolino. Questa facciamo ricominciare, la mettiamo ad alto volume. Comunque, non ti sento, Maggio, dimmelo dopo, ricordatelo. No, teccate. Prossima canzone, Maggio. Me lo dici dopo. Se non che canzone sia questa. Oh no, è Sweet Virginia? Ok, forse no. Aspetta, la basso. Dimmi, Maggio.
Dimmi, cosa dovevi dirmi? No, dai, Allora, non mi prendere in giro, ti ho detto di ricordartelo. Due cose. Uno, come si chiama sta canzone? Che da un po' che dovevo chiedere. The Drugs dei Mother Mother è quella che abbiamo sentito prima ad alto voluce, no, voluce ad alto volume. Non so se vuoi sapere anche quella. È No Culture dei sempre di Mother Mother. Era quella. No culture, scusami. No culture. Grazie per il dura timoni. E seconda cosa, non so se hai visto ultimamente Twitch fa un po' le beffe, ti prende un po' per tutti quanti per il culo. Spiega. E oltre a Nox, adesso sto guardando anche da Hob. Quindi non che si blocca senza caricare né niente. Dio, che fastidio. Oltre a quello, ti stoppa la live, la rinizia e continua così. Sì. L'ho fatto anche con. È assurdo. È un fastidio incredibile. Scusami. Però ho notato anch'io questa cosa, credevo che fossi io, perché avevo appena pulito il PC e ho detto, magari ho fatto dei casini. No, 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 è proprio Twitch che lo sta facendo da un po'. E poi io non lo guardo neanche troppo, quindi... Magari è più un fastidio per voi che per me. Veramente un fastidio assurdo. Hob è crashato 4 volte di fila. Madonna. In tempo 5 minuti. Hob buffer. La chat ora scrive. No, tipo pro streamer. Streamer. Ma che roba è? No, glielo scrivono proprio così. Ah! Che bastardi. Ah no, eccolo, eccolo, buffer. Oppure a volte gli mettono Hob VLC, però quello è principalmente quando si bloccano i Be Right Back. Comunque tra noi tre c'è uno scambio clamoroso di canzoni. Ma io da maggio credo di averne rubate al massimo 5. Alla faccia. Come alla faccia? Almeno una decina sicuro. Ma non è vero. Sì, perché magari... Ma stai zitto. Con le canzoni e dicevi, ma questa l'ho messa io? Eh sì, te l'ho rubata. E forse quella sì. Una e una. Ma io te le rubo dalle stories di Instagram. Anche. E Muni, te invece che canzoni ci dai, scusami? No, tu, non, tu compri e basta, no? Non c'è compravendita da te. si chiama scambio perché di solito dovresti dare qualcosa anche tu. Che cosa faccio, scusa? No, nel senso che tu rubi le canzoni al massimo, non è che le offri, ecco. Sei un po' come me. No, non è vero. Io ne offro tante di canzoni. Non rompetemi il cazzo, che sapete che è vero. Questi qua, i Mother Mother, non li conoscevo già, tipo. I Mother Mother vanno conosciuti. Sono incredibili. Io avevo solo un paio di canzoni loro. Poi dopo che mi sono mollato ho detto, ok, adesso prendo un gruppo a caso, mi ascolto una quantità assurda di canzoni dei loro album, e infatti ho passato tipo delle notti a sfogliare gli album. E mi devo rifare una playlist con canzoni nuove, quindi... Qui con gli Arctic Monkeys. Non usate le sigle per le band, che altrimenti giuro su Dio vi sputo in un occhio. Soad top. Patd. Am. Scusa, faccio prima. Basta che scrivi Arctic. Cioè, capisco, cioè, io dico, usiamo solamente tipo la prima parola delle band, che capisco che alcune hanno dei nomi lunghissimi, tipo
System of a Down. I system. Monche. Va bene anche i monche, sì. I system, non i SOAD. Ti sloghi la mascella. Oppure i mindless self-indulgence. È ovvio che non puoi dirlo tutto ogni volta. Dici mindless. Stavo pensando, per streamare su questo canale me lo chiedi, ti passo l'invito, fine. Come l'invito? Non so come funziona, no, è proprio curiosità. Ti dà tipo una nuova stream key, se non sbaglio. Quindi ti fai un nuovo profilo. Ah beh, giusto, tu con, non so come fai con la PS4, però non dovrebbe essere troppo complicato. Eh no, io premo il tasto share, inizia trasmissione e avvio. Ma no, vedrai che ci sarà il modo sicuramente. Poi vediamo. Io so solamente che questo qua mi ha veramente rotto il cazzo. Sai che tra poco... Posso andare a ucciderlo normalmente? Si offende qualcuno perché non lo sopporto più. Ma guarda te che cosa è successo. Fanculo il tuo chunk. Nessuno lo vuole. Ma mi piace che non cade per niente, cioè. Ma non ci provo neanche. Cioè, solo per farmi un torto che fa così. Quante anime mi devo tenere, quindi? 57. 57. Però se vuoi fare come scarto per 58. Allora, 83.000 meno 49.000. Eh? 83.000 meno? 49.000. Sono 34. Meno 35.000? Sono 50.000. Ma non andrà mai bene. Prendo 60? Ma 60 sono poche. Allora, c'è qualcosa che non va. Perché sono troppe poche. Ah! Sono un coglione. Scusate. Ritiro tutto. Non ho usato l'anima dell'Iron Golem. Ma... Dio. Allora, 95.000 meno 40. Ehi, hey Google. 95.938 meno 49.500. Ah no. 95.938 meno 49.500 pari a 46.438. Not good. Ne prendo 80, quindi 40.000, rimango con 56.000 o meno. 70, 35.000 dovrebbe andare bene. Ne ho 60.000, va bene. Ok. Però adesso se ne ho 60.000, quante erano le anime che mi dava la calcolatrice?
il conto che abbiamo fatto con la calcolatrice erano tipo 7.000. No, di più. 13.000 qualcosa. 13.500. Diciamo 13.000. 13.200. Diciamo 13.000. 13.200. Diciamo 13.000. E vaffanculo. Ho 3.000 anime in più già. Quindi posso evitare di uccidere due mimic? Sì. Credo. Sono le 5.30 e c'è già luce fuori. Sì, lo vedo. Guarda che sole. Tanti. Questo falò è inutile, volevo ricordarvelo. Ci vado solo per scaramanzia. Metto gli Arctic, Muni. Metto un album a caso degli Arctic. Muni credo sia... Guarda che ne avevo un'altra! 8.000! Bro, what the fuck. Che cazzo, potevo prendere 999, cioè c'è 99 di bombe allora, scusa. Eh sì. Che palle. $19 quanto sono? Quanti sub sono? Allora, di cosa vuol dire $19 quanti sub sono? No, aspetta. Fai che tutti fanno il Prime. Il Prime sono 2 euro. Sono $2. Un po' di più. 2,5. La rotonda 2,5. No, 2,5 se te la regalano. 2,30 se la paghi di tuo. E 2,10 o 2,20 se dai il Prime. Eh? Scusa? Ripeti un attimo che davvero non ho capito. 2,50 è il ricavo che prende la sub se regalata. 2,30 se ti faccio la sub con i soldi. Ma da 2,10 quando, scusami, o 2,20. Da sempre. Ma va. Il Prime vale un cazzo. Tra tutti è quello che vale meno. Ma va. Eh. Ma va. Ma c'è scritto da qualche parte? In contratto, sì, magari. L'avevo visto da qualche parte, ho proprio cercato i guadagni. Ah, da quello che ricordo, no, non è così, Maggio, sai. Secondo me sono 2,50 fissi. Scusatemi, Van Allen mi hanno un po' ucciso. Arctic Monica. Bro, wake up. Anche se effettivamente non ne uso troppe di bombe in sta run. Ho colpito qualcosa di strano. È esplosa una bomba in aria, non so se hai visto, ma... Every night this week. That makes me think of you somehow and I'm playing on repeat. Kermit la rana canta Do I Wanna Know? Sama City. Do I wanna know? Sad to see you go. That you'd stay. Hai sentito Pippo che canta Bring Me to Life? No. Mi manca. Crawling back to you. Come no? No.
Questo. Maybe I'm too busy. Un usignolo. Feel the same as I do. Two. I wanna know. This feeling floats away. Sad to see you go. Oh no, è successo. It happened. Ah, boys. Please. Ho fatto una cosa pericolosissima in questo momento. Molte sparano. Eh? E molti sparano. No. Ma sei blind? Oh, lancia del demone. Così, per ride. Adesso la prendo. Così, per farmi beccare una freccia in testa ora. Madonna, quanto vicino. No, no, no. Andiamo. Sono fin troppo bravi sti arcieri ultimamente, non so che cosa gli sia successo. Qualcuno li ha sedati. Aim Lab, cos'è? Un trainer per la mira? Non ho capito. Era un gioco? Forse sì. Un aim trainer? Sì. Scusami, ho 78.000 anime, bastano, non mi ricordo. 79.000 ora. Mi sa di sì, sai. Ne bastano 70.000 al Mao. Ah già, ma io devo...
Dovrei anche comprare le frecce. Beh, allora sì, dai, va bene come abbiamo fatto adesso. 70 bombe nere. Grazie, Muni, della risposta tempestiva. Mi sa che le ONS li facciamo senza gli Arctic stavolta. Oh oh. Mamina. Non ho aspettato abbastanza. E lui ha iniziato subito a rompere i coglioni. Hey Lobdis. Please move Uranus. E niente. Quando voi si muoverà mai Ornstein? No. No. Oggi ho deciso che è molto statico. Oh, va bello, bello. Grazie mille. Eh no, non ancora, dai. Comunque, Smo veramente ha migliorato di tanto il suo timing con questi attacchi di merda. E ne sta tirando fuori alcuni che farebbero invidia... Oddio. Farebbero invidia i 4 re. Mamma mia però. Dai, e che cazzo, eh. Ti stavo elogiando, ma guarda che posso smettere subito. Oddio. No, non credo che lo farò mai più. Decisamente no. Due attacchi con la labarda forse... Madonna però. Io vi ricordo che questa run è molto difficile e che dovrebbe contare nelle 8 di 8. Nope. Io dico di sì, dai, Muni. Perché no? Troppo alto. Help. Il team internazionale Hitless dovesse scomparire, tutti quanti abbandonano, tutti quanti dicono basta, che faresti? Continueresti da solo a portarlo avanti? Non ho capito cosa intendi. Allora, metti che tutto quello del team, tutti quanti italiani, skill, no. Internazionale, abbandonano, dicono basta. Iniziano piano piano di, che ne so, da quest'estate, dicono ok basta, mi sono rotto, e iniziano ad andare tutti quanti a Frenoit. Scusa un secondo, dammi un attimo perché ho un piccolo problema. Mi sembrava di aver cambiato l'ordine. Ho l'ordine sbagliato dei boss. Dammi veramente 5 secondi. Sif 4 re girando la Nito Sith. Bio Seguin, giusto? Mm.
Ok. Cosa farei se tutti abbandonassero il team? O se smettessero di fare no hit? Qual è il... È un po' entrambe le cose. Cosa ti cambia? Lo abbandonano o smettono di fare no hit? Non è che cambia tanto. Più spect per me. Quindi per me è stonks in realtà. Ok, però continueresti a portare questa cosa qua. Aspetta un attimo. 18, 30, 18. Fa un po' schifo, eh. Poi per Sif soprattutto. Arriviamo a 20 almeno. 20, 28, 18. Ma sì, dai. Però fa un po' schifo, hai detto. No, io ho detto che fa un po' schifo. Ripeti? Scusami. Ecco, continueresti a portare queste sfide anche se saresti l'unico al mondo? Sì. Non ti romperesti un po' le palle? No. Anzi, molto meglio. Cioè, come ti ho detto, mi arriverebbero più spec in realtà. Non faccio... Alla fine, ragazzi, cioè, io non faccio niente di unico. Se non per la noit coi piedi, io di unico non ho veramente nulla al mondo. Quindi, se diventassi l'unico al mondo a farlo, io sarei solo che più contento in realtà. Cioè, non più contento, nel senso che adesso spero che tutti quanti smettano perché così rimango da solo. Però, sarebbe comunque qualcosa che mi renderebbe l'unica persona a fare qualcosa al mondo. E quindi sarebbe più bello, forse. Addirittura. Non credi? Sì. Anche perché, cioè, a me non piace tanto seguire la massa, quindi in qualsiasi caso probabilmente farei il contrario di quello che fanno gli altri per per fare bastian però, contrario. Però ti rompe essere, cioè, ti prendo il mio caso per questa domanda. Finché non c'era Trider, a me Runner e Bloodborne mi rompeva i coglioni, perché Alina streamava quando poteva per lavoro. Vabbè sì, è ovvio, se c'è una community dietro è molto più bello, certo. Ora che c'è lui, magari a scambiarci strategie, a parlare altro, mi rilasso molto di più. Cioè mi viene proprio voglia di andare. Essere l'unico, tornare a, come prima, diventare l'unico di colpo, mi romperebbe le palle incredibilmente, non lo farai più, però forse. Vabbè. Cioè Andrea, cioè nel caso, tutti quanti ammollano Bloodborne, tutti quanti al mondo. Andrei a andare di S1 o di S3. Andrei su qualcos'altro, perché mi romperei proprio a essere l'unico su quella cosa lì. Ok che è buono per il lavoro, se vuoi fare Twitch. Quindi credi che sia il motivo per cui ha smesso l'Ital? Perché praticamente era solamente lui che rannava che rannava Bloodborne seriamente. No, perché ha finito le Any Percent. Ha finito le armi, quindi. Ha fatto tutto. Eh sì, in effetti sì. Beh, comunque no. Io come ti ho detto no, probabilmente non, no. Cioè, mi farebbe piacere. Cioè, mi fa piacere tuttora scambiare strategie, eccetera, 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 ma cioè a quel punto io sì, forse varierai di più, sì, forse hai ragione. Però tu hai detto, cioè, se smettessero tutti quanti, quindi, cioè, non avrei neanche nient'altro a cui rivolgermi, no? Cioè, non potrei, tipo, fare come fai tu, tipo, dire, ok, inizio ad andare Dark Souls 1 perché c'è più gente. Perché tu hai detto che smettono proprio tutti quanti. Quindi, sì, spazierei, ma non perché c'è gente da altre parti, ma perché, appunto, avrei il monopolio della cosa. Sarei un monopolista, poi, alla fine, davvero. Non per scherzo. Anche il solo pensare, tipo, ok, non so fare questa cosa, chiedo lì strategie. Aspetta. No, no, dimmi. Tanto se mi deve hittare, meet. Cioè, per esempio, se tu hai problemi con DS1, metti caso, o uno ha problemi con DS1, sa che rivolgersi a te o a Nox. Grazie che hai detto qualcuno. Uno e non io, perché io che ho problemi con DS1 è un po' una barzelletta.
Mamma mia, che cazzo grande. Ok, la smetto, scusa. Intendevo che stavo facendo un pochino lo sborone. Se io ho problemi con Bloodborne, non c'è nessuno per il momento a cui posso chiedere. Beh dai, ci sono io che ti faccio da portavoce per gli altri. Per il team internazionale. Sì, però dico... manco quelli del team, cioè nel senso, ho raggiunto... io ed Erkat, è brutto da dire, abbiamo raggiunto una conoscenza tale che sappiamo... gli unici che probabilmente stanno... ma sì, ma anche perché non c'è troppa differenza tra conoscenza di Bloodborne e conoscenza di Noite, in realtà, o sbaglio. Cioè, non è come in DS1, no? Che in DS1 lo puoi giocare come se fosse Dark Souls e Bloodborne... cioè, lo giochi come se fosse Bloodborne sia in Noite che in... vabbè, hai capito che cosa intendo, no? Cioè, Dark Souls principalmente è più uno spaziare, cercare collegamenti nella mappa, eccetera. Bloodborne è più tipo un... fai boss bene, avanza al prossimo, è un... molto più linea retta come cosa. Sì, sì, ma ci sono proprio anche oltre a cose che non sanno, la cosa lì che del signorino. Cosa quando del signorino? Ho detto, c'è il cane che cade e io t'avevo detto... ah, signorino. Il cane che cade. Sì. Nel senso, puoi finire quante cose vuoi, però a conoscenza del gioco... e appunto, ripeto, è brutto da dire, ma io e Erkat sappiamo molto più di alcuni del team. Cioè, anche di DS1, prendo te come esempio. Tu, sì. Però, ecco, allora, più del team sicuramente, però non credo che tu ti possa neanche paragonare alla conoscenza di uno speedrunner, per esempio. No. Però nel senso, rispetto, che ne so, siamo 50, non so quanti noi hanno fatto su... quanti noi runner hanno fatto Bloodborne. Siamo 50 su Bloodborne. Su quelle 50, se fai una top 10 di persone che conoscono più il gioco, io ci sto tranquillamente lì in mezzo. Per i Noitrunner, sì. E non ho fatto un cazzo. Nel senso. Ma potrebbe anche starci qualcuno che non ha mai fatto una Noit lì in mezzo, però, Maggio. Come Arti. Arti non ha mai fatto una, ma è tra i primi. Arti ha fatto un nuovo PB1. È tipo il quarto. Nella non roll? Non so cosa sta facendo. È quello. Sta facendo non roll, non sprint, no, in cazzo in culo. Che è follia? No hit. Ha scritto la... cos'era? Sì. Understream, under PB1. Però vabbè, anche lui fare quella come la sua prima no hit, cioè ho capito la Company of Champions lì e tutto il resto, però... hey. Stai un po' esagerando, secondo me, cosa dici? Stessa cosa, dopo la prima no hit dovresti fare qualcosa di base e poi vai a fare altro. Però vedi, cioè, se fai qualcosa di particolare, poi vieni un pochino anche elogiato dalle persone che validano, eccetera. Perché comunque è qualcosa di originale, esattamente come è successo ad Aliena. Tu cosa ne pensi di quella cosa lì? Aspetta, di che cosa? Della cosa di Aliena o tra cosa in generale? In generale, del fare qualcosa di diverso per essere elogiato nel team e roba così. Cioè, a te fregherebbe qualcosa? Allora, a me no personalmente, però se voglio fama e altro, sì, ma non come prima comunque, perché stai andando... cioè, faresti come ho fatto io con la Noite coi piedi, per capirci. Sì, faccio qualcosa di base e poi vado a bomba su cose... particolari. Esatto. Però quella cosa di base ti serve, cioè nel senso, è come prendere la bici per la prima volta... senza... e voler fare i salti e andare anche... in un percorso da motocross a fare... non so. Anche solo andare senza rotelle. Ah, la prima volta che prendi la bici vai. È una follia. Ma in realtà sai che non lo so. Questa si potrebbe studiare con loro. Cosa brutta è sapere tanto di qualcosa e non essere capaci. Arti? Una frecciatina questa cosa.
Nomi. Allora, Muni per spiegarti, Arti è uno che fa i boss tranquillamente, appunto, senza rollare, senza magari fare A niente, sta pugni anche, fermo. mi sa che ha fatto lei. Datemi Ecco, è probabilmente sì. un È secondo, veramente. devo prendere il caricabatteria del telefono. Ok, è veramente un mostro. E il problema è che non ho mai fatto la no hit. Lui ti viene a consigliare strategie, ti viene a dire guarda, c'è questo, 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 questo. A differenza di Erkat che non ha mai fatta una. Cioè, non è paragonabile, però nel senso, è stile Erkat. Ti viene a dire consigli, ti Stile dice che funzionano Erkat. altri. È Stile brutto Erkat, ma perché meglio. Noi è decisamente abbiamo l'arti del peggiore, discount. praticamente. Ti viene a dire magari cose che funzionano effettivamente, però non ha mai fatto una run. Ogni tanto sbaglia anche Arti comunque. Beh, sì, come Erkat. Un pochino, però noi ci abbiamo anche. Allora, Ce l'abbiamo del discount fallato. Il problema di Erkat è che ti dà consigli più sbagliati, cioè su 10 consigli che magari te 9. ne dà 9 giusti, No, Arti è uno giusto. sbagliato, Erkat è al contrario. Esatto. L'anti-arti è diventato Praticamente. Però almeno non ti viene a dire tipo Amus, ho trovato una strat, basta correre. Cioè. Vabbè, sì. No, vabbè, mi fa un po' ridere che Erkat ogni tanto si improvvisa anche DS2 Master. Quello fa un po' ridere. Tipo, ah sì, io faccio il putrido subito, ma come? Faccio il putrido al più zero, ma. Ma Erk? Ma ti complichi solo la vita. Faccio il putrido al più zero! Vabbè, Va lì è testa di bene, cazzo di lui. Erk. Belli sti geodata che mi hanno fatto volare via. È stato molto divertente. Cioè, è come se tu come primo boss dovessi fare Pinwheel. Come prima Sì, no esatto. hit. Non Pinwheel so quanto. Start, Pog. Ti E Madonna. C'è ricordi Whitehall, il. infatti. Sì, lo so. Anch'io ce la faccio. Faccio il Pinwheel alla prima nella GGS. Sì, lo so. Ma. Ti ricordi che era un meme del mio canale? Il fatto che dovevo No. fare Pinwheel come primo boss in ogni run? No, non me lo ricordo. Troppi anni fa, forse. Sì, no. Che hai detto? Non credo. Cioè, tu quando hai iniziato a streamare Bloodborne? Eh sì, Bloodborne, Beh, Dark anni Souls. fa. Anni fa, vabbè, hai capito. Anni fa, non intendevo No, proprio anni nel fa. senso, quando hai iniziato a streamare Dark Souls? All'incirca, il mese. Marzo 2019. O è nato tra marzo e agosto ed è morto prima che arrivassi, altrimenti non me lo ricordo io di base. No, vabbè, troppo vecchio, ma magari, cioè, non tanto perché non c'eri, ma quanto perché te ne sei dimenticato, magari. È probabile. Mi Vediamo. ricordo che c'era il meme di potenziare sempre solo Fede. Vabbè, quello sì. Vabbè, c'è un po' sempre, in realtà, quel meme. Quello era sempre prodotto di Erk. Comunque, forse era sempre prodotto. Sai che non lo so, forse da lei. Quella Non era gente lì, Alessandro? comunque. No, Alessandro no, non credo che mi abbia mai chiesto di potenziare Fede. Fortuna, mi sa che mi diceva lui su DS3. Probabile. Muni che non sa neanche di chi stiamo parlando. Pat pat. Il grande Alessandro. Chissà che fine ha fatto. Sarà Era bene. passato qualche tempo L'avevo fa, non ti visto. ricordi? Sì. Forse è ora di iniziare ad utilizzare le bombe normali, cosa dici? Anello.
Sì, a parte l'anello devo fare un po' di roba. Devo riuscire a beccare sto stronzo qua e adesso provo ad inventare una strat sul momento che funzioni un pochino meglio del solito. Vediamo. Ha funzionato. Ok, ora aspettiamo un pochino. Uso il... No, non serve. Ok, dai, andiamo. Aspetta i fantasmi. Cioè, letteralmente bastava fare questo per non prendere hit nella scorsa run. Solo questo. Aspettare 20 secondi. Neanche. Meno di 20 secondi lì. E l'avremmo già finito. A breve vi seguo da telefono, boys. Inizia il sonnino, Muni. Come Maggio? È vecchio. Muni, sì. Ma tornerà come primo lord? Cosa ne pensi? Non mi piace. Non ti piace? Perché non ti piace? Ti togli il problema subito? È Sith. Che è Sith? È noioso. E basta. È nella strada. Sì, lo so. Stai tranquillo, è il primo lord Sith nelle altre run. Lo sai, no? Perché dobbiamo prendere il tizzone di cristallo come la strat nuova. Piccone. Fammi vedere se posso usare lo scudo. Ma neanche. Ma neanche pagato. Ti prego. Grazie. Hold and behold, boys. L'attacco che dà problemi a Maggio. Chissà dov'è il centro, mo. Credo che sia qua, tipo il re che spawn adesso. Vabbè, quasi, dai. Mi sono appiccicato, non far... No! Ma perché? Ok. Lovely. È giusto Maggio qua? Sì, dovrebbe essere forse leggermente. Tu e la Madonna. vabbè. Colpa mia. Cazzo, però non credevo che fosse così tanto lontano. Stava veramente in culonia. Basta, vai. Ok. Boh. Gna. Durello di cazzo. Ciao, le cazzo. Entra nel patto. No, non deve entrare nel patto. Perché deve entrare nel patto? No, mi faccio portare al Lord Vessel, però. A caso. Eh? A caso. Ma no, così lo piazzo e poi posso andare direttamente da Nito. Non puoi entrare nel patto. No, non avevo voglia, scusami. Aspetta però, avevo delle anime da occupare? Non credo. No. Ho fatto offri anime, va bene. Niente.
perdere questi 10 secondi sarà molto piacevole. Ah, ok, dopo i 4 re dobbiamo andare da Girandola. Sai che siamo a Girandola allo stesso tempo di una run che fa Girandola come primo boss dopo NS? Per mettere la cosa in prospettiva. Hai capito cosa intendo? Sì. Cosa ne pensi? Che quest'anno hit dovrebbe contare nelle 8 di 8, vero? Mm-hmm, proprio quello. Mm-hmm. Cosa ha vinto la fine? Eh? Ah, ha vinto... che non deve contare. Tipo del 60%. Tanto decido io. 4 voti in sì, 9 voti in no. E siamo 88 sul Telegram. Lasciamo perdere il fatto che non c'è nessuno che scrive sul mio Telegram, per favore, che è ancora un tasto dolente per me. E invece del video in due, hai visto? No, vabbè. A me sta cosa ha fatto un po' girare le balle, in realtà. Aspetta che ho sbagliato run. Ok. Ho attivato la leva prima di uccidere il necromante. Ho visto. In che senso? Ti ha fatto che cosa? Ah no, il video in due. Ah ok, credevo il video che hanno visto in due. Hai presente, no, che adesso c'è tutta la storia che il video pesa troppo e i video che faccio tipo di lamentele o video, mini video che metto sul Telegram. Però non è manco colpa tua, quello del Telegram che sta... è lento in culo. Cioè, io c'ho 100 mega, ok? Per scaricarlo ci ho messo 20 minuti. Sì, no, ho capito, però cioè la gente ce l'ha con me per quello in realtà. Ma no, ce l'hanno con Telegram. Ma perché non è vero, hanno detto tipo ha iniziato a fa... quando... da quando ha iniziato a fare quei video qua io non li scarico più e roba così. Ah vabbè, lì è Galvard perché è stronzo. Ah sì, Galvard è stronzo, ma si sa però. Comunque, del video diviso in due. Eh sì, lo so, è 40-40, giusto? 40% 36, 40, in... Ah, cos'è il 36? Che palle? O lo guarderai tutto? 4 voti per che palle, 5 voti per le vedrei entrambe, ah, e 2 voti per abbassa la qualità. Beh, poteva andare molto peggio. Io ho votato che palle. Vabbè, ti arrangi. Non mi ricordo. Non so se posso cadere direttamente. Secondo me sì, però non mi fido. Che palle. È rimasta poca vita, mi è venuto il dubbio. E che puoi? Faccio io? Lo so, ma faccio... Allora? Allora sì. Non ci sono mai morto. Non ci sono mai morto. Ho dato 2 settimane di fila. Poi ti devi curare perché rimani con tipo un cazzo di vita. Ecco, non mi... non voglio. Ma non muori. Secondo me dovrebbe diventare meta la tua strat, quella del cadere dal ponte. Mm-hmm. Veramente utile. Sì, 10 minuti. 10 minuti in più del solito sia girandola. Di solito sia qua a 1 e un quarto. E in 10 minuti abbiamo fatto Sifa e 4 re. Ando parcheggiato di fianco la mia auto. La cosa non mi piace. Potranno pur farlo? No? Eh? Potranno pur farlo, dico. Sì, ma mi dà fastidio. Può
Posso curarmi? Grazie. Maschera del figlio in 3, 2, 1. Apri. Ma tu sei sculato. Ciao Bob. Non è Bob, è Fabio Spoto, che fa post di Facebook. Infatti adesso credo che toglierò la campanellina, perché avevo messo la campanellina nel caso postasse altra roba di Dark Souls, ma raramente lo fa. No, aspetta, ti arrivano le notifiche quando posta lui o quando ti tagga? Quando posta. Maggio, lo vedi questo sasso? Vai a sinistra di questo sasso. Ce ne sono due. Uno è questo, che non devi cagare. Vai a sinistra di questo sasso e vai dritto per quello. Cioè, io non so io che cado, cosa. Io non capisco come cazzo fai a cadere lì. Io vado non cado lì. Io vado in linea retta tra quello verde lì e quello blu, il primo. Cado. Ma perché sotto. Sei scemo? Ma non lo so. Poi il resto lo faccio. È proprio lì. Non riesco a trovare che. Il primo ponticello, per dire. Però, cioè, non puoi neanche dare la colpa agli altri se sei un... Cioè, sei la merda nel cervello. Scusami. Scusami. quanto esagerato. No, nel senso... Cioè, non è che la strada che fai tu per la lanterna sia intelligente, ecco, è quello che mi intendo. No? Una lanterna per quel pezzo. Eh? Prendo la lanterna per fare quel pezzettino. Appunto. E vabbè. È quello che dico, non dico che sia intelligente. Cioè, io non lo consiglierei a nessuno in un routing, a meno che non abbia proprio veramente tanta voglia. Tanto mi faccio la BOC all'inizio, me la levo dalle palle. Anello della nebbia, mo. Hob è iniziata a bomba, 5 kill, 110 persone rimaste. Madò. Cioè, sono ritornati tutti col gulag, i 5 che ha ucciso. Adesso lo cercano per vendicarsi. Quanti è che si è? 120 è possibile? No. Mi sembra 120, non lo so. Di solito i server sono da 32, 64 o 128. Nei giochi in generale. 128 è già un gioco della Madonna. Di solito tipo Battlefield sono da 64. Sei kill, 100 rimasti. Ok, sono presente, ma non ti crede nessuno, Muni. A caso che a volte Muni arriva. O fa tipo la... Quella che non viene pagata, ma fa pubblicità al team. In un modo incredibile, fa pubblicità, sì. Lei che tutti noi. Sì. Quello è vero. E poi si attiva. Poi c'è silenzio completo e poi si attiva. ci sono. E poi scompare. E poi ritorna. E mi fa morire da ridere. Mette dei comandi in chat e poi... È come se fosse un bot certe volte. Se vuoi non arrivo, no? Ma già semplicemente faccio altro. Ma stiamo scherzando, Muni. Ma sì, Muni. È che è consistente sta cosa. Mi fa morire da ridere. Sei come DS1, Muni. Sei consistente. Ma devo dar fastidio. Come si chiama la tua emote? Ah, aspetta, dove? Marquis 5 suca, tutto maiuscolo, come fai a dimenticare? Dimentico. Non che metto troppo, metto il caps. È tutto in Marquis 5 suca, in tutto. Tutto in caps, bellissimo. Andiamo. Andiamo. Capito, ti amo. Ti amo? Ti amo, Maggio? Come? No, guarda. No, guarda. Sono nell'altra sponda. Sono contro, dietro io.
Il senso, nel senso. È bannabile di una cosa del genere? Ha voglia. E sai che forse no? Sì, sì, è bannabile. Si fidi di me, buon uomo. È più che bannabile. È sceso il cavaliere nero, ti rendi conto? Ce l'ho attaccato al culo. Suka. Credeva di scappare la merda. Sì, lo so, molto Moncass, sì, me ne sono reso conto, grazie Marco. Vorrei quasi parlare della seduta avuta ieri dal terapista, ma non vorrei cadere nel solito ritrito discorso del il terapista serve e non serve, ma vorrei solo condividere una cosa strana di me. Condividi questa cosa, Moon. Tutto bello, voglio andare anch'io dallo psicologo o terapista, perché... Eh? Mi piacerebbe un casino andare dallo psicologo. Beh, diversi. Metto lì e gli parlo un po' cosa cazzo. Secondo te Nito la smette o deve andarci lui dal terapista? Ok. No, dai. Questo è l'attacco più pericoloso che può fare Nito. Come start. E niente, metà vita di Nito con un ciclo. Niente one cycle. Eh no. E neanche two cycle forse. E invece sì, dai. Me lo sono un po' preso questo two cycle. Non c'era, però. L'ho preso di prepotenza. Ho aperto un attimo una live di Hob, era dentro un cespuglio, non so perché. Lo fa per nascondersi dai nemici, ma molto spesso. Ma scusa, devi fare le kill, ti nascondi. Ma io non ho ancora capito quando le deve fare queste... questa 20 bomb, non mi è ancora molto chiaro. E penso da vincere con 20. Ok, se non si capisce bene, ditelo. È strano secondo voi che una persona abbia una sensibilità tale da poter sentire... No, 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 ti prego, fammelo leggere a me, altrimenti non capisco un cazzo. Non è per colpa tua. Ok, se non si capisce bene, ditemelo. Se non si capisce bene, ditemelo, anche questo è molto... molto italiano alla Erkard. È strano secondo voi che una persona abbia una sensibilità tale da poter sentire il carattere di una persona solo osservandola, associandola... associando le tante esperienze di vita, non perché gli altri siano facili da leggere, ma perché capisco in modo genuino gli altri. No. Moni, stai flexando? No, è normale. No, sì, è normale. Sì, cioè, se vedi... A me succede con le persone che spesso e volentieri provano le stesse cose che provo io, ma semplicemente si tratta di...
una banalissima analisi di cosa hai di fronte. No, no, tranquilla, Mumi. Non è strano. È più che normale. Dipende ovviamente, cioè, probabilmente capisci molto più velocemente le persone che hanno delle simili, cioè, a cui sono successe delle cose simili o hanno delle cose simili a te. Delle situazioni simili, si trovano in situazioni simili alle tue. Credo che sia normale, sì. Uno che non capisce come si, cioè, l'atteggiamento o come si sente un altro solo guardandolo ha dei problemi. Uno? Perché semplicemente cioè, se tu guardi una persona, semplicemente guardando negli occhi capisci che cosa c'è. Vabbè, ma Maggio, non credo che intenda quello, credo che intenda il modo in cui si comporta, cioè magari certe azioni ritmate che fai anche tu nella tua vita per, non so, tipo qualcuno che si cioè il linguaggio del corpo immagino che intenda, non credo che intenda, ok, la vedo, è ferma immobile in T-pose e so cosa prova, non credo che sia quello che intenda. Guarda che ti stai prendendo lo scontro più bello che sta facendo. Uno scontro tra nubini? È quel momento? Tra? Nubini. Ma che cosa? Erano due, era uno dietro, era lui sul camion, uno dietro col camion che lo seguiva. Hop scende, sto qua lo rincorre col camion. Sì. Succede spessissimo. Hop riprende il camion, sto qua scende e il contrario. E te l'ho detto, è per quello che secondo me fa fatica a vincere anche quando ha il camion. Proprio per quel motivo lì. Perché cazzeggia. Esatto. C'è qualcuno che ha provato a spararmi una freccia, ma non sono felice di questa cosa. Non sono per nulla felice di quella situazione che sto passando ora. Ok, forse ce l'abbiamo. È forse una delle sezioni che mi fa più paura degli archivi. Tutte le sezioni dove devo schivare sti non morti in realtà mi fanno una paura tremenda. Sì, vabbè, ma un'ora di concerto. Moni, posso essere sincero? Prendi permesso appena finisce la scuola e Ivan, specialmente Ivan, e vieni su al nord, perché se siete mentalità stretta lì non è che ci puoi fare tanto. Mi ricarico e vi porto pure Galv. Ma Galv non vuole venire tra i polentoni. Sì, Galv vuole salire. Ma va, ci sguazza nella sua merda. Ho trovato questo. Hobbits, 10 plus kills and to win in 15 matches by the end of the month, or Hob will be doing a hot tub stream. He will also be donating 2000 subs to the chat. Hob also has to do 120 kill around. Hob is taking a break from Soulstorm for now. Deve fare una 20 bomb allora. Oppure, non ho capito, forse è 20 bomb più 15. Probabilmente quello. Quindi deve vincere 16 in totale. E tu dirai, perché? Perché è una testa di cazzo. No. Io ho capito che deve fare 10 più kill e vincere. E almeno una di quelle deve essere 20. E una partita a parte deve fare 20. Eh sì, ne deve fare 16. Una delle quali è 20. Ah, ok. No, Muni. Mi manca una win e una partita con 20 uccisioni. Quindi due win. Infatti credo stia appunto. È adesso a 13 kill e 18 left. Non ce la farà mai. Le partite buone le butta perché vuole fare la 20 bomb. Credo che sia il suo problema al momento psicologico.
Aspetta, ma non deve essere per forza la win con la 20k? No, credo che lui intenda che ne deve fare 15. C'è scritto all'inizio, vedi? Hob needs 10 plus kills and to win in 15 matches. Ah no! 10 plus kills comprende la 20. Quindi questa deve essere per forza 20 bomb. Però mi sembra strano che sia così tanto tranquillo quando non ne fa 20. E gioca lo stesso. Forse è normale. Boh, pratica. Sono un coglione, ma ho già messo l'anello. Vabbè. Magistrat. Io ci muoio comunque, lo so, che prima o poi ci morirò con la Magistrat. Ne sono già consapevole. Appunto, Infatti non guarda. so Non perché. lo so, Maggio, perché mi hai fatto venire in mente che così sarebbe più veloce, però. Cioè, guarda che quanto è precisa. Che pericolo che mi cadano in testa. Anche qua, questo backstab non credo che serva. Non ce la fa. Ha passato gli ultimi 2 minuti a rincorrere uno in auto per poi lasciarlo andare. Quante kill ha adesso? 13. 13, quanti ne mancano? 15. Ha un conta. Uccidere più della metà. No, la metà, leggermente meno. Ok, fammi concentrare adesso, Maggio. La freccia che va a Petit Londo. Guarda là. Sium. Aveva la luccicanza quel channeler, non ho ben capito. Buona giornata, signore. Thank you, come again. Oh, là. Bello quando le cose funzionano. Maggio, ti va di fare dei test su quel non morto? Fare in modo che non si aggri quando passi. Che è una rottura di coglioni per tutti i runner, di sempre. Quello qua sotto, esattamente qua sotto. Quello qua sotto non mi si aggrava mai. Ma tu c'hai culo, si vede. Passo, perché invece di passare a destra, passo Oddio, attaccato è a destra. impazzito. Maggio, è matto. Maggio, perché passa? Sono un po' spaventato. Ma se vai tu da sinistra? Non Tutto, tutto. puedo, perché non posso tirare ste bombe poi. Ok. Mo' è divertente riuscire a capire come beccarlo lì. Sarà una bella sfida. Una bella sfida proprio. Difficile. Chiamano LeBron James. Comunque, quello là sotto, io passo tutto a destra e corro dritto e lui rimane lì. E corro, velocemente. Tutto a destra. Come Sì, destra? sto attaccato al muro e non mi si attacca mai. Se sto a sinistra, a volte salto. Sei sicuro, Maggio? Marco, faccio ogni run. E non si aggra. No, i problemi infatti per la Ma strada rolli? lì. No, corro.
Ma sei sicuro, Madge? 100%. E ti faccio guardare di una RAM? No, lo so, ma dici che è consistent. Non posso, per ora non mi... Non salta, rimane lì. Non mi segue neanche. Coltella allora. Mm? Sai che ha coltella allora? Chi è che ha coltella? Chi è che ha coltella? Chi è che ha coltella? Bob. Bob e White. E tu? Hai saluci. Ah! Cretino. Sì, l'avevo capito. Ma è stupido? Ma che succede? Maggio? Che ha? Pausa. Ma è scemo? Lascialo. Molti pezzi in testa. Bestemmio. Giuro, promesso. Sai che è un posto che non ho mai visitato? La Puglia. Dicono tutti di andarci in Puglia. Del sud è l'unica regione che mi manca. E che sono, non c'è ferma, ma è brutta la Puglia, mi annoia. Cioè, no, cosa c'è? C'è il mare. E poi ci sono i pugliesi. Parla. I taralli. Dai, sono buonissimi i taralli. C'è mio cugino che è andato in Puglia, ha riportato un pacchetto enorme di taralli. Quindi credo che non costino neanche troppo in realtà, no? Cioè, quelli che costano poco sono a livello di quelli che costano tanto qua al nord, hai capito? No, il contrario. No, quelli che costano poco là sono a livello di quelli che costano tanto qua. Ah, pensavo a prezzo. No, scusami. Quelli che costano poco là sono a livello di quelli che costano tanto qua. Ma tu ci sei? Allora, se tu fai un prodotto, scusami, i prodotti pugliesi, tu fai taralli in Puglia. Se tu li fai di buona qualità, li metti a prezzo alto. Cioè li metti, no, cioè... quello che ti sto dicendo è che quelli più scacci là sono a livello di quelli buoni qua. Quindi quelli buoni là sono di un altro pianeta. Ok. Che bello. Che cosa? E ho trovato una cosa. Adesso se lo scrivo. Che bello che è. Questa notte deve contare nelle 8 comunque. E non ti metto in ci sono quasi, come ogni volta. Questa non se lo merito. Dai, bastardo. Tanto chi c'è in online? Nessuno. Perché invece di Fram... Ho detto frat, ma... Eh? Sta dicendo? Maggio, fermala. È pericolosa. È armata e pericolosa. È barese. È barese e pericolosa. Come? Ha perso 15 kill nel chess. Ma che... Ma no, dai. 15, no, please. 15 è broken come situazione.
Aspetta. Hanno un po' di delay. Ne ha preso un altro nel mio. Stephen ha un hob. No, 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 no. E adesso dove cazzo è? Non è a Londra, dai, sono nei sei. No, è a Londra. E minchia, ma Manchester. Ah. Pensavo fosse in Grecia, con... Ma no! Non ci abita Megan. Ma no! Ma come? Non ero andato... Quando ho avuto in vacanza. L'ha presa sua, sono andati, no? Ma abitano insieme, no? Un RNG peggiore di questo forse c'è, ma non lo conosco. No, forse c'è, ma non lo conosco. Tanto ci hanno droppato anche il muschio ferito questa roba. Preferiresti essere pazzo o matto? Ho matto scacco fatto. Scusami. Pazzo o matto? Qual è la differenza tra pazzo o matto? Pazzo è tipo più violento e invece il matto è... È quello che lo fa quasi spontaneamente. Come lo fa quasi spontaneamente? Se uno è pazzo è proprio perché è così. Se uno è matto è perché, tra virgolette, se lo sta, si sta giocando il profilo. Cioè la maschera. Non so come dirlo. Stai impazzendo. Allora. Fermatelo. È matto. Matto. Si sta giocando la maschera. Tipo quando. Tipo quando fai scarta sulla maschera del figlio, sei matto. Giusto, era quello che... Allora, dizionario, matto. Dominato da impulsi irrazionali, da spunti incontrollati, da manie consuete ed eccelsi. Tale tuttavia da suscitare più spesso ilarità che espressione o compatimento piuttosto che avversione. Ah, ok, il pazzo invece è quello che scatena avversione. Quindi è tipo, probabilmente... è tipo giullare il matto. È il pazzo, è malato di mente. Ma perfetto. Potrei essere scritto come mucca pazza. Che mi porta, vedi mucca. Ma tu che cosa ne pensi di Angie che si è letteralmente fermato in mezzo alla strada? Mira pugno. Credo che sia quello che l'ha fatto fermare in mezzo alla strada. Mira pugno ancora. Te sei pazzo o sei matta? Io matta o pazza? O stai parlando di Muni? Muni. Ah, scusami. O ti sono cresciute le tette. Beh, potrebbe essere, pazzo. Forse è il motivo per cui ho tolto la webcam. Beh. Dovrei metterla, dici? Di marketing sarebbe meglio, hai ragione. Presente prima quando ho detto ti amo, no? Sono gli impulsi femminili. Pazza provato di non esserlo. Pazza provato di non esserlo. Va bene. Oh. Ok, Muni. Non so se... Oh, volevo dire... Pazza provato pazza di non esserlo, oh. Oh. Allora, devi finire la frase. Pazza ho provato di non esserlo. Ah, questo forse ha più senso. Oppure pazza ha provato o di non esserlo. Magari vuole sostituire una parola. Giusto. Ho provato di non esserlo.
No, ho provato di non essere. Senza contesto. Pazza o di non esserlo. Pazza o di non esserlo. Pazza provato di o esserlo. Pazza provato di non o. Cosa sta succedendo? Ho provato di non essere pazza. Credo che fosse quello che intendevo. Pazza, ho provato di non esserlo. Ho provato di non essere pazza. Credo che sia il modo corretto di dirlo, Simon. Scusami se ti correggo. Pure c'è un punto. Ci vuole un punto. Tipo, pazza no. Punto. Ho provato di non esserlo. Oppure va bene anche la virgola. No, in realtà non va bene la virgola, serve il punto. Sono confuso. Discorso alla haircut. Here we go. Sì. Eh? Hai detto sì. E zi. Pazza, provato di non esserlo. Oh. Aiuto. Aiuto. E dai, arriva il quarto scalino per Zeus. 4, 6, 8. Burrone. Oh, sì, è morto. No. Sparito, è riuscito a sparire. Vabbè, sparito tipo mezzo secondo prima di morire. Chissà dove finisce quel demonetore, io vorrei saperlo. Comunque, quel coso di fuoco con delle frecce in headshot lo blocchi tra il capitello e le scale, non si muove più. Non so di che cosa stai parlando. Il primo voluminoso. Demone. Quello il primo che si la statua. Sì, se lo prendi in testa si blocca in un punto. Assurdo. Sì. Se ora tietano di questi cosi rido tantissimo. Ma non può. È comprovato. Metti che succede. Me la cerco, Ittami. Bastardo. Ittami. Dai. Niente, maggio. Sa che i nostri sogni finiscono qui. Non so chi sia. Non è Bob. È scomparsa la lucertola? No, era lì. Ah, beh, sì. Beh, scompare la lucertola, è normale, maggio. Eh sì, ma non sei andato avanti. Eh? C'è che fa dei passetti in avanti e poi scompare. No, sì, è andato avanti, solo che io ero molto indietro. Cioè, l'ho aggrata e poi ho fatto il coglione. Quindi okay. È sembrato che fosse scomparsa subito. Certo. Luca. Ah, forse dovrei mettermi lo scudo e togliermi la labarda. Se moriamo alla BOC, non so neanche se voglio mai più finire questa run, perché morire di nuovo al penultimo boss mi starebbe molto sul culo.
Strat maggio confermata. Quanti livelli riuscirò a fare? Arrivo al 69, staranno. No. Piango. Burp. 66 F. Ah già, per tutte le anime che spendo per potenziare. Ci avevo pensato. Piace se... Va bene se metto questo. Io ce lo scrivo. Te lo scrivo. No vabbè, Ridiculous no. Ridiculous sembra qualcosa di eccitante. No, ma tra l'altro, ma non in quello internazionale, non spammare sto canale in quello internazionale. No, nel nostro. Peride, scrivici. Non il TVH, peride. Ah già, torniamo umani, va là. No, io ridico lo solo lascio. E niente. Posso usare lo scudo e la barda in fast? Sì! Che goduria! Finalmente! Siamo full set. Favore. Ehi. Puoi non dire siete tutti scarsi alla okay. Fine. Grazie. Forse sì, ma forse sarebbe un po' esagerato questa. No, grazie. Però in effetti nessuno vieta alle altre persone di fare una no hit con la labarda, eh? Quindi di base potrei. I would be allowed. No, meglio di no. Niente. Altrimenti ti urlo per tutta la fight di Queen. Posso mettere la canzone del pelotto? Metti quella che vuoi. Ok. Non so se mi sto dimenticando qualcosa, questo è un inarrabile dubbio. Dov'è? Qua. Oh oh! Oh mamma! Va bene. Mi sono caccato sotto. Sarò sincero. Non c'è latte senza biscotto, non c'è sopra senza sotto, non c'è pisolo senza dotto, non c'è 12 senza 88, non c'è ossobuco senza risotto, non c'è cerchio senza giotto, non c'è Gianni senza Pinotto. Non c'è 12 senza 88, non c'è mare senza canotto, non c'è biglietto senza ridotto,
non c'è stecca senza filotto, non c'è 12 senza 88. Risotto finotto, ridotto canotto, cotto e filotto. Canotte, panciotto e lanciotto. Non c'è culo senza cotto. Non c'è ginevra senza lancilotto. Non c'è giacca senza panciotto. Non c'è 12 senza 88. Non c'è porcino senza risotto. Non c'è autostrada senza viadotto. Non c'è palestra senza cicciotto. Non c'è 12 senza 88. Bene. Finita la BKH. È stato divertente. Quante lance abbiamo messo? 4. Dai. Sì. Dai. Potevo finirla prima. Potevo finirla alla prima in realtà. Vabbè, dai, volevo semplicemente fare un po' la figata del B-Shot, però vabbè. F. Abbiamo avuto, dai, questo brio finale secondo me è stato divertente. Bene, rinnovo il mio malaugurio per tutte le persone che stanno guardando la run su YouTube. Siete delle persone sole e delle persone antipatiche e non vivete un cazzo della community e niente, sappiate che tutti i giorni che non ci siete noi siamo qui a prendervi per il culo, quindi so che questa cosa non vi farà andare avanti con la giornata e niente, io dico che la finestra è aperta, quindi se volete andare... No! Vabbè. Ciao YouTube, se volete salutare YouTube, ciao, ciao, ciao YouTube. Mi faccio vedere in webcam, dai, che sono stato shy per tutto questo tempo. Vabbè, una webcam decente dovrebbe essere questa, immagino, yes. Ciao! È tutta sfanculata, aspetta. Tutto il camera control qua, ecco fatto. E niente, rendetevi conto di qual è la situazione dei miei capelli, la mia barba e faccio schifo. Quindi ciao!